Buongiorno, buongiorno dalla voce di Andrea Mari, di nuovo in diretta qua su Radio Siena TV per questo nuovo appuntamento con il lunedì di Buongiorno Siena. Torniamo dopo qualche settimana di pausa, come sempre, come tutti i lunedì, andremo a leggere tra pochi istanti le prime pagine dei quotidiani nazionali per vedere insomma tutte le varie aperture per questo lunedì mattina. Parleremo poi nel nostro collegamento telefonico con Stefano Fabbri dei fatti più importanti sia della giornata sia della settimana che ci aspetta, e poi come tutti i lunedì tanto sport. Avremo qua con noi Dario Di Prisco per parlare di Robur Siena, che come sapete ha battuto il Piacenza per 2-0 nell'ultimo incontro e che si appresta in fine settimana ad affrontare invece nel primo turno dei playoff il Novara, che per l'appunto giocherà a Siena proprio domenica prossima, scusate. Partiamo però subito, come detto, dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, e partiamo come sempre proprio dal Fatto Quotidiano. Parlavamo di politica e dei temi più importanti trattati negli scorsi giorni, sicuramente quello del sottosegretario Siri e delle sue eventuali dimissioni è uno dei temi più caldi di questi ultimi giorni. Il Fatto Quotidiano titola: Siri, l'ultimo mistero, acquista un palazzo con soldi provenienti da San Marino, scandali stasera al Report, la casa da 1000 metri quadrati a Bresso in provincia di Milano, intestata alla figlia, e quindi fa discutere il caso Siri, che divide, e come vedremo poi ne parleremo anche con il nostro Stefano Fabbri, che fa dividere il governo giallo-verde con tutte le varie discussioni tra Di Maio e Salvini, con Conte che cerca di fare da paciere. Per quanto riguarda invece sempre il Fatto Quotidiano, troviamo un trafiletto in alto: agenti politici e 007, i PM di Roma sanno chi ha ucciso Regeni, la svolta c'è stata negli ultimi giorni grazie a una dichiarazione che ha gettato luce finalmente su questo caso, che dal 2016 non trova per il momento una risposta. Passiamo invece sul Giornale. Il dossier apre con un dossier pubblicato proprio su questo quotidiano: truffa dei politici in rete, falsi 7 follower su 10, 5 Stelle spiccano per profili farlocchi, record per Grillo e Renzi, Di Maio e Salvini oltre il 60% di fake, ecco come fanno. Quindi all'interno del Giornale questa mattina potrete trovare questo interessante dossier che per l'appunto parla sia di follower sia di tutte le fake news che girano anche purtroppo sui profili social dei nostri politici. Libero invece titola alla sua maniera, possiamo dire, riscaldamento del pianeta, ma se fa freddo, questo è il titolo di Libero. Neve in montagna, Milano minima 5 gradi, il termometro smentisce i gretini nostrani, con la scusa della sete nel mondo il Movimento 5 Stelle vuole alzare le tasse sull'acqua per gretini. Logicamente ci si riferisce a Greta Thunberg e al movimento ambientalista sorto proprio negli ultimi mesi. Passiamo invece al Corriere della Sera, che titola, riferendosi agli esteri, Gaza e Israele, ore di battaglia, Medio Oriente più di 650 colpi dalla striscia, gli Stati Uniti con l'alleato, diritto all'autodifesa, razzi palestinesi, l'esercito risponde, oltre 20 morti, 4 nello stato ebraico. E sotto invece il titolo del Corriere della Sera troviamo invece l'immagine del figlio di un malavitoso napoletano al corteo per la bimba ferita: amo mio padre boss, ma da oggi lo rinnego. E come sapete, insomma, dopo la sparatoria che ha coinvolto la bambina di 4 anni a Napoli, è stato organizzato un sit-in in piazza proprio per protestare contro la camorra e a far parlare di sé. C'è stato proprio questo ragazzo, figlio di un boss, che ha denunciato proprio suo padre. Passiamo sulla Repubblica. Noemi, 4 anni, Napoli in piazza per lei, ne parlavamo in questo istante, la città sfida i boss sul luogo dell'ultimo agguato, la bimba è sempre grave. Poi invece passiamo al caso Siri, come titolato dal Fatto Quotidiano: 600.000 euro sospetti da San Marino per la palazzina della figlia. Erano queste le
le prime pagine più importanti di questa mattina. Adesso noi andiamo un attimo in pubblicità, ci troviamo subito dopo con il nostro Stefano Fabbri, con cui andremo ad analizzare proprio le tensioni all'interno del governo giallo-verde. Torniamo in diretta a 8:16 minuti qua, Buongiorno Siena, l'edizione del lunedì su Radio Siena. Siamo andati a leggere le prime pagine dei quotidiani nazionali, adesso andremo invece a parlare di governo, lo faremo tra pochissimo con Stefano Fabbri, che sarà in collegamento telefonico con noi. Di cosa parleremo? Lo abbiamo già annunciato prima, parleremo delle varie liti all'interno del governo. Da tempo ormai si discute sul caso del sottosegretario Siri, si è discusso anche negli ultimi giorni per un tweet del ministro Trenta, poi cancellato, per quanto riguarda il soccorso ai migranti, e quindi nuova lite all'interno del governo. L'escalation, diciamo, non è nuova, perché nel Corriere della Sera di ieri troviamo addirittura un cronoprogramma con tutte le attacchi a Salvini che partano dagli scorsi mesi per quanto riguarda il governo giallo-verde, discussioni che per l'appunto continuano, e la maggioranza di governo sta iniziando veramente a scricchiolare, anche in vista di quelle che saranno poi le elezioni che tra pochi giorni decideranno il nuovo Parlamento europeo, che daranno anche un'idea di quelle che sono le intenzioni di voto in Italia. Abbiamo in collegamento telefonico Stefano Fabbri, a cui diamo il buongiorno. Pronto? Stefano, mi senti? Sì, buongiorno. Buongiorno, ci siamo. Devo scusare, ma sono in viaggio, quindi è possibile che la linea sia un po' ballerina. Certo, certo. No, sono convinto che ce la faremo. Dunque Stefano, siamo andati a leggere le prime pagine dei quotidiani, abbiamo anche sfogliato ora in questo breve stacco pubblicitario i quotidiani di quest'oggi. Con te, di nuovo si parla nella pagina relativa alla politica di questi continui attacchi tra Di Maio e Salvini. Siri ormai è il tema su cui si discute da più tempo, ma non è solo lui. Negli scorsi mesi ne abbiamo parlato anche insieme, sono state molte le tematiche, però parliamo proprio in questo momento di questo caso, perché come sai ormai il Premier Conte ha deciso, però Salvini ancora non riesce a farsene una ragione di questa scelta. Ma guarda, io penso questo, che sicuramente tutto quello che sta accadendo in questo momento attorno alla figura di Siri sia un'occasione straordinaria, diciamo così, che è capitata forse a entrambi, sia a 5 Stelle che alla Lega, per un'articolazione della campagna elettorale, perché di questo stiamo parlando. Cioè, stiamo parlando di una fase in cui manca poco più di 3 settimane alle elezioni, e quindi c'è un problema per entrambi di ridefinire, diciamo così, il proprio elettorato, le proprie caratteristiche, perché pur essendo alleati di governo hanno entrambi bisogno di un risultato forte, diciamo così, o il più forte possibile alle elezioni europee. Certo. Capire quale sarà poi, diciamo, il punto di caduta, cioè come effettivamente si risolverà il problema del sottosegretario Siri, questo è difficile capirlo, ma penso che basterà attendere poco, perché mercoledì ci sarà il Consiglio dei Ministri, entro quella data o lui, diciamo, sarà fuori da un punto di vista spontaneo, cioè o spintaneo, cioè con delle dimissioni date, oppure sarà gioco forza un compito, diciamo così, del Consiglio dei Ministri e della sua maggioranza, perché non più tardi di ieri Di Maio ha ricordato, insomma, che la maggioranza in Consiglio dei Ministri è dei 5 Stelle, anche certo. Se questo dovrebbe dire poi una frattura che sarebbe difficile da ricomporre. Quanto poi al fatto che questo significhi, diciamo, sia il prodromo di una eventuale frattura dentro il governo dopo le elezioni europee, io su questo ci andrei molto, molto cauto. Oggi sul Corriere della Sera una politologa, Sofia Ventura, ma non solo lei, lo stesso Carlo Cottarelli, insomma, che è persona abbastanza affidabile e prudente, non fa alcun tipo di previsione relativa al fatto di una crisi di governo subito dopo le europee, a meno che non ci sia, diciamo, non venga fuori dalle urne uno spossone talmente forte, tipo la Lega che veleggia verso il 40%, le 5 Stelle che stanno sotto al 20%, ma se questo non accade, come è probabile che non accada,
è troppo più forte, diciamo, l'interesse dei grandi di restare al governo. Certo. Infine c'è un'ultima valutazione, cioè per fare eventuali nuove elezioni politiche, perché questa sarebbe l'unica possibilità, diciamo così, di verificare la presenza di una maggioranza diversa in Parlamento, non si possono fare conti senza l'oste, e l'oste in questo caso è il Presidente della Repubblica Mattarella, al quale spetta il compito di sciogliere le Camere, e non mi pare che, diciamo, l'intenzione, poi tutto può cambiare, ripeto, rispetto ai risultati che potranno emergere agli europei, ma non mi pare che l'intenzione di Mattarella sia quella, diciamo così, di un azzeramento dell'attuale situazione, insomma, e quindi di una nuova consulta popolare con una nuova formazione del Parlamento. Ecco, hai parlato di elezioni europee che potrebbero andare a ridisegnare gli equilibri di governo in Italia, ma in verità per l'appunto anche in Europa, perché oggi sulla Nazione, a pagina 6 troviamo un titolo, elezioni europee nel segno dei sovranisti, ci sono anche dei sondaggi, la Lega al 32,8%, Movimento 5 Stelle al 22%. PD al 20,5 e poi sotto tutti gli altri partiti, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Più Europa, eccetera, eccetera. Ecco, come vedi queste elezioni europee a livello italiano, ma in verità a livello europeo, insomma, come pensi che potrà andare a finire? No, tu hai ragione, nel senso che ormai la cosa si buffa è a tratti anche tragica, perché noi leggiamo, diciamo così, futuri possibili risultati elettorali delle europee solo in chiave domestica, cioè solo per quanto riguarda il governo italiano, invece qualcosa è destinato a cambiare proprio a Strasburgo. Io non so se effettivamente ci sarà quello che si chiama, diciamo, una maggioranza sovranista, faccio un po' di fatica, di sicuro, diciamo che così queste elezioni dovrebbero segnare la fine di un predominio largo delle due grandi famiglie politiche europee, cioè quella dei socialdemocratici e quella dei popolari, che insieme in qualche modo hanno assicurato la stabilità o comunque hanno assicurato un tipo di visione del Parlamento europeo e di conseguenza anche della Commissione, anche se dobbiamo sempre ricordarci che poi la nascita delle Commissioni, la sua composizione è più affidata ai singoli governi di quanto non sia invece affidata poi allo stesso Parlamento europeo, insomma c'è un ruolo quasi esclusivamente di ratifica. Di sicuro, ecco, diciamo che non potrà più essere uno scenario in cui le due grandi famiglie europee possono agire senza tener presente quelle che potrebbero essere o che sono state finora delle minoranze anche abbastanza pittoresche, ma pur sempre minoranze. Certo. Bisogna anche ricordarsi che, per esempio, dentro queste grandi famiglie europee si sono anche allocati partiti, movimenti che negli ultimi 25 anni hanno rappresentato, allora almeno rappresentavano il nuovo, e comunque hanno rappresentato anche un elemento di rottura dei politici di tutti i paesi, penso a Forza Italia, insomma, popolare europeo, insomma, no, con certo, tutte le difficoltà e lingue possono esserci, ma se guardiamo anche all'estero, lo stesso Orban, che oggi è considerato, come dire, uno dei leader sovranisti della nuova Europa, cioè dell'ex Europa dell'Est, seppur con una serie di problemi e addirittura con una sospensione che gli è stata affibbiata, ma fino a che non ne uscirà, tanto da parte del Partito Popolare Europeo, così come la famiglia socialdemocratica comprende così una variegazione di sinistra estremamente ampia, insomma, no? Quindi certo, è chiaro, questo tipo di scenario di sicuro è uno scenario che va a finire, senza dubbio, cioè ci sarà una geografia politica molto diversa, non so se ci tratterà di un ribaltone, ma sicuramente di una geografia politica diversa. Certo. Tornando invece sul locale, prima poi di chiudere, torniamo a parlare di Salvini, perché il tour elettorale in Toscana si è appena concluso, striscioni tra l'altro anche contro il leader della Lega Scandicci a Firenze, abbiamo visto molti video in questi ultimi giorni, il vice premier presente a San Giuliano Terme, a Capannori, Montecatini, Prato, e anche a Firenze per sostenere Ubaldo Bocci, il candidato per il comune di Firenze. Insomma, Salvini sta cercando di scardinare in Toscana un potere che è quello della sinistra, che ormai è storicamente presente in questa regione. Sì, io penso che questa attenzione, diciamo, di Salvini per la Toscana sia
molto più mirata, ma questo ce l'abbiamo detto anche altre volte, più diciamo così agli assetti regionali che non a quelli dei singoli comuni, eccetera. Cioè, l'occhio sta guardando verso il 2020, cioè verso la scadenza delle elezioni regionali in Toscana, insomma per la direzione dell'Assemblea regionale e quindi la costituzione della nuova giunta. Però è anche vero che forse c'è, diciamo così, un fattore che è il fattore tempo, che potrebbe non giocare a suo favore, ovvero se uno pensa alla situazione che c'era in alcuni comuni della Toscana, che c'era in alcuni comuni della Toscana all'indomani del 5 marzo, anzi del 4 marzo dell'anno scorso, poteva sembrare una marcia inarrestabile. Oggi mi pare che ci siano molte più difficoltà, incertezze, ripensamenti, insomma, come succede normalmente in qualsiasi tipo di fenomeno, la politica non sfugge a questo tipo di criterio, c'è sempre un momento in cui la curva va in alto e poi comincia una fase, se non discendente, ma diciamo di assestamento. Quindi non so, ecco, quanto questa ascesa, diciamo così, del centrodestra a trazione leghista in Toscana possa poi ancora funzionare e tenere, soprattutto per un anno, che è tanto, in un anno cambia il mondo, insomma, ecco, certo. Mesi, figuriamoci in un anno, quindi le difficoltà penso che ci siano. Non voglio dire con questo che Salvini abbia rinunciato per esempio all'attacco di alcune, dico Salvini per dire centrodestra, che è, diciamo così, il formato politico di carattere locale che la Lega assume quando non è al governo con i 5 Stelle. Non voglio dire, ecco, che abbia assolutamente rinunciato a una prova di forza in alcuni comuni importanti della Toscana, penso a Prato, anche a Livorno, dove la situazione è comunque più complicata, alla stessa Firenze, dove però insomma mi sembra che non ci sia stato un ritardo netto anche nella scelta del candidato, che è anche un elemento di vantaggio questo, ecco, per il centrodestra. Non voglio dire, ecco, che ci sia una rinuncia, però resto convinto che la prospettiva, che poi venga premiata o meno, ma la prospettiva che si pone Salvini è quella del governo della Toscana, più che del governo dei singoli comuni. Dunque, Stefano, lo staremo a vedere poi in verità come andrà sia per quanto riguarda i vari comuni che andranno al voto in Toscana e anche per quanto riguarda le europee. Insomma, ormai siamo veramente siamo a pochi giorni dal voto, e quindi poi vedremo come si svilupperanno le cose anche dopo il voto europeo. Grazie a Stefano Fabi per essere stato con noi. Buona giornata. E noi continuiamo, prima di andare in pubblicità e prima di chiudere la nostra pagina relativa alla politica ma anche alla cronaca, andiamo proprio da Giovanni Ciappelli per sentire e sapere quello che succede al di là delle mura di Siena. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. I principali fatti provenienti dalla nostra regione. Apriamo con una vicenda di cronaca che risale a sabato pomeriggio e che si è verificata in provincia di Forlì, alla diga di Ridracoli, la morte di un ragazzo aretino di 19 anni. In circostanze ancora da chiarire, il giovane si trovava insieme ad alcuni amici per un'escursione proprio in quella zona. Gli amici lo avrebbero lasciato indietro, appunto, nei pressi proprio della diga, quando il ragazzo avrebbe detto loro di proseguire, che li avrebbe raggiunti successivamente. Poi riportano le cronache le urla del giovane che è precipitato da uno dei costoni della diga. È stata aperta un'inchiesta per chiarire cosa sia effettivamente accaduto, cercare di ricostruire quanto sia avvenuto appunto nel pomeriggio di sabato. Quello appena trascorso è stato un fine settimana decisamente condizionato dal maltempo in Toscana. Addirittura è tornata la neve sui passi appenninici, quindi sulla montagna pistoiese, sulla montagna pratese, ma anche in Garfagnana. Neve che non ha consentito di riaprire gli impianti, per esempio all'Abetone, per un maggio sugli sci, ma effettivamente si è fatto sentire la neve, ma soprattutto anche le piogge, il forte vento hanno caratterizzato gran parte della nostra regione. Un maltempo destinato a scemare nei prossimi giorni, così spiegano gli esperti, ma che comunque sia ha davvero impattato
nevicato in questo primo fine settimana di maggio, nevicate sicuramente anomale per questo periodo dell'anno. E poi come sempre il lunedì c'è ampio spazio allo sport, al calcio. In questo fine settimana il derby toscano di Serie A tra Empoli e Fiorentina, vince l'Empoli 1-0 ieri al Castellani, gol di Farias per regalare 3 punti alla squadra di Andrea Azzoli, che consentono di sperare ancora nella salvezza, un cammino molto complicato per gli azzurri, ma ancora possibile. Ricordiamo, mancano 3 giornate alla fine. Chi ancora non si è salvato, incredibilmente, è la Fiorentina, che sta sprofondando in un vero e proprio baratro a livello sportivo. Ancora una sconfitta, Fiorentina che non vince da mesi. Ieri appunto ha perso in maniera imbarazzante in alcuni momenti anche il derby con l'Empoli, e continuano ad esserci davvero tanti dubbi su quella che è la portata societaria della Fiorentina, il futuro dei Della Valle a Firenze, visto lo scollamento, il netto scollamento che c'è tra l'ambiente dei tifosi e evidentemente la società, non tanto la squadra, che viene comunque incitata nonostante prestazioni non certo all'altezza, e stiamo evidentemente utilizzando un eufemismo. Con questo è tutto, buona giornata. Torniamo in diretta qua su Radio Siena, l'edizione del lunedì di Buongiorno Siena. Apriamo la pagina dedicata alla cronaca locale. Allarme al Renaccio, si legge sulla Nazione di Siena di questa mattina. Piani gialli rottami, mattina di fuoco, rogo nell'impianto di selezione carta. La causa forse proprio un fulmine dovuto anche al brutto tempo che si è riversato su Siena e su tutta Italia, in verità. Paura quindi ieri mattina verso le 11:20, quando a Renaccio è scattato l'allarme per un incendio divampato presso lo stabilimento della Pianigiana ai Rottami. Non sono ancora note le cause del rogo, ma non si esclude che le fiamme possano essere, come detto, state provocate da un'autocombustione dovuta probabilmente a un fulmine. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del comando di Siena e di Montalcino, che sono dovuti intervenire quindi in mattinata con una decina di mezzi per domare il rogo. Accanto ai pompieri anche la squadra antincendio dell'azienda, che ha collaborato attivamente con i soccorsi, che come detto sono arrivati in maniera tempestiva, evitando il peggio. Per quanto riguarda sempre la cronaca di Siena, la città e i suoi riti, omaggio alla patrona, Santa Caterina De Mossi, le parole del sindaco di Siena De Mossi, Caterina Santa, che unisce la città di Siena, come sapete, cerimonie che tornano da quest'anno, diciamo, ad essere celebrate come negli anni passati, dopo un breve lasso di tempo di interruzione. Un omaggio a Santa Caterina, si legge nell'articolo, patrona di Siena, e un elogio alla città. Questo è il senso delle parole che il sindaco di Siena Luigi De Mossi, di fronte a una basilica di San Domenico gremita di fedeli, ha voluto portare per l'appunto ai cittadini. Oggi non è una giornata come le altre, ha detto il primo cittadino, perché è un momento che mi crea grande emozione vedere voi senesi italiani credenti in questa chiesa per onorare colei che rappresenta un vanto non solo per Siena, ricordiamolo, ma per l'Italia, l'Europa e la Chiesa Cattolica tutta. Per quanto riguarda sempre l'evento di Santa Caterina, le parole anche dell'arcivescovo Buoncristiani, che come sapete lascerà Siena dopo 18 anni, l'amore e il servizio agli altri non diventino dei monumenti vuoti. Queste le parole dell'arcivescovo Monsignor Buoncristiani, vescovo di Siena, Colle e Montalcino, come detto, dal 2001. In 18 anni non avevo mai visto la Basilica di San Domenico così, nemmeno per la festa della Misericordia. Queste le parole di Buoncristiani, che per l'appunto è intervenuto durante le celebrazioni di Santa Caterina, patrona d'Italia, ma non solo, anche d'Europa. Per quanto riguarda invece il palio, corse a Pian delle Fornaci, a meno di 2 mesi dalla carriera all'opera, tanti protagonisti che poi si sfideranno sul tuffo di Piazza del Campo. 6 corse per provare a respirare un po' di aria di palio, anche se il clima continua a essere più invernale che estivo, e fredda e pioggia che continuano a caratterizzare tutti gli appuntamenti dedicati ai cavalli. Questi logicamente non rientrano all'interno del protocollo, ma come sapete le ultime corse di Monticiano e Mociano sono state
annullate, mentre invece quelle di ieri sera, di ieri pomeriggio sono state corse con al galoppatoio Marco Paganini di Piandre Fornaci, tanti protagonisti, tanti giovani, Feno, Guglielmi, Cerzosimo, Bitti, insomma tutti i vari ragazzi che cercano di mettersi in mostra, e tutto invece il resto dei big come Bartoletti, per fare un esempio, oppure abbiamo anche Coghe, Pusceddu, quindi anche volti noti del Palio, Luigi Bruschelli e tanti altri. Si chiude qua la nostra pagina dedicata alla cronaca di Siena, un attimo di pubblicità, poi torniamo in diretta con Dario Di Prisco per parlare di Robur, ma anche di tutti gli altri impegni che hanno visto, che hanno caratterizzato questo weekend di sport a Siena. Di nuovo in diretta qua su Radio Siena, edizione di lunedì di Buongiorno Siena, è venuto a trovarci il nostro Dario Di Prisco, sì, buongiorno a cui diamo il buongiorno. Con il quale parleremo logicamente di Robur, un accenno però anche per l'appunto, come abbiamo detto, al weekend sportivo extracalcistico, possiamo dire. Parliamo di basket in Serie B, si è giocata a gara 3 dei playout che purtroppo ha sancito la retrocessione della Sorvana Pulizie, della Virtus Siena, che cade in casa per 78-87, sconfitta immeritata ma decisiva per la formazione rossoblù davanti a un grande pubblico. Infatti si è giocato per l'appunto al Palaestra con molti tifosi che sono venuti ad incitare i ragazzi della Sorvana Pulizie allenati da coach Tozzi, che purtroppo si sono dovuti arrendere a Montecatini. Andiamo proprio a sentire le parole di coach Tozzi. Sì, direi abbiamo giocato una partita di qualità, oltre non solo di cuore, nel senso che tutti aspettavano una squadra solo con il cuore, e secondo me oggi ha avuto anche una squadra con il fondo monetario, purtroppo mancano abbastanza, non sono più bravi loro, portano solo più limpidi, per fondo, sono riusciti a creare questi giovani di tiro a 3 punti egregi. Credo che comunque la partita l'abbia vinta soprattutto Moretti, che ha fatto il gol con il primo di un mese, è stato il derby, e se lo lasciavamo da solo uno contro uno, adesso abbiamo deciso di andare a raddoppiare, dentro di subire il lato debole, ha smattato la palla, allora non capisco quanto resta, sono tutti grandi, Cipriani, Annetto, anche dello Diabon, quello proprio è un po' il paradigma della stagione, cioè che non ha fatto anche complimenti all'avversario, che soltanto quando abbiamo bene, non sono tornato, perché non si fa ciò che non si è dimostrato, anche se non si può andare tutto, per quanto ti chiedo, durante la lotta mortale noi. Ma sai, poi ora il bilancio lo faremo, il tempo che poi, con le stagioni vanno così, lo faremo di gruppo, ma adesso il campo abbia ognuno con tutti tutti. Io soltanto mi faccio risultato in un di difficile, è così complicata, è stata un'annata veramente forte per la prima volta, la prima volta mi sono stata la frutta di dare il credito ai ragazzi, perché per me veramente anche se però il voto mi sembrava abbastanza insomma. Ecco, non è che lo dico per pararmi il culo, però soltanto mi dovrò portare nel caso di prima, ripeto, l'una cosa che voglio sottolineare è che nonostante la difficoltà della stagione ho avuto un gruppo di persone che non sono mai andato fuori da Marigia, e questo come il nostro, anche il difficoltà che abbiamo avuto dimostra che abbiamo scelto nuovi gruppi. Torniamo in diretta, queste le parole di coach Tozzi che ha commentato la sconfitta della Virtus Siena contro Montecatini per 78-87. Sempre per quanto riguarda il basket B, donne, playoff, il Costone cade in casa per 38-42 contro Ancona, che supera quindi il turno. Coach Fattorini, ci è mancata la tranquillità, ma rimane comunque un grande successo l'accesso ai playoff
del Costone che aveva iniziato la stagione per una per cercare una salvezza tranquilla, che invece poi è arrivata a giocarsi addirittura i playoff contro Ancona. Passiamo invece al calcio, Dario. Sì. Però quest'oggi partiamo invece che con la Robur, con un'altra squadra bianconera che ci fa davvero piacere raccontare, perché la Pianese conquista la Serie C nel match di ieri pomeriggio contro il Seravezza Pozzi, vincendo per 2-0, e insomma i pianesi conquistano l'accesso al campionato professionistico di Serie C. Ci auguriamo di non giocarci il prossimo anno con il Siena in Serie B, però insomma rimane una squadra della nostra provincia e fa davvero piacere vederla lì. Assolutamente, il calcio amiatino irrompe nel panorama professionistico, e questa è veramente una grande curiosità, un grande piacere, anche perché più realtà professioniste ci sono nel territorio, più movimento di addetti, impianti, situazioni, insomma si crea, e quindi va molto bene, insomma. E quindi complimenti davvero a questa piccola società che, ricordiamo, giocava contro la Robur nel campionato di Serie D, che facemmo dopo il disastro, insomma, del fallimento della squadra. Quindi in realtà in pochissimo tempo ha cambiato la sua storia, insomma. Sono davvero curioso di vedere come approccerà questo campionato di Lega Pro, che abbiamo visto quanto è complesso, quanto è irto di pericoli, sia più finanziari che sportivi. Quindi ci vuole una gestione molto oculata, molto intelligente, però nello stesso tempo uno non può neanche iniziare un campionato con una squadra non all'altezza e magari trovarsi tra le squadre di lotta retrocessione già dopo poche giornate. Quindi sono davvero molto curioso anche di come il territorio amiatino reagirà a tutto questo, insomma tutte le località limitrofe, insomma anche a livello di seguire la squadra, insomma il pubblico, ecco, potrebbe diventare, come dire, la squadra proprio rappresentativa di tutto un comparto, un comprensorio amiatino, che è in realtà abbastanza esteso ed è molto molto votato allo sport. Ricordiamo che c'è un'organizzazione diffusa di impianti sportivi che permette l'estate di ospitare tantissime squadre di tantissimi sport, anche delle nazionali, di sport magari cosiddetti minori, ma insomma, e comunque anche squadre di calcio vanno a farci ritiro con la stessa Robur, insomma, e quindi una realtà che approccia al professionismo, che conta, e comunque la terza serie conta, e come si incontrano squadre super blasonate, insomma guardiamo il girone A della Robur, insomma ci sono squadre che hanno fatto Serie A, Serie B, quindi insomma sarà davvero molto stimolante, insomma, per loro, e molto interessante per noi, sicuramente. Certo. Seguiremo questa neopromossa, insomma, senese. Ecco, la Pianese è una squadra che poi, al di là della promozione per quanto riguarda la stagione in corso, una società che ha sempre dimostrato grande professionalità. Certo. Dai più piccoli fino ai più grandi, e non solo negli ultimi anni, ma ormai da davvero decine di anni. Quindi una società anche sana e forte. Certo. Che insomma ci auguriamo possa far bene nel prossimo campionato. Il Ponzacco, che inseguiva, vince contro la San Giovannese per 2-1, ma per appunto non serve a nulla. Pianese, che aveva perso qualche punto di vantaggio, sì, però insomma è riuscita comunque. Quando fai i campionati di testa, poi guardiamo, poi quello è successo appunto anche a Siena sabato, perché anche lì, insomma, il mal di testa, l'altezza provoca il mal di testa. Lo ha provocato all'Entella, che si è, diciamo, giocato tutto il suo vantaggio in poche partite, e alla fine il Piacenza l'aveva superata, ma poi purtroppo per il Piacenza, amici piacentini, avete dovuto giocare a Siena, dove l'anno scorso veniste, eravate già nei playoff, non avevate nessun interesse per il risultato, non vi avrebbe neanche cambiato tanto la classifica, ma venistevi a fare la partita della vita e di fatto impediste alla Robur di andare in Serie B. Però nello sport, come si dice, le cose girano, certo, e tutto ritorna. E ieri la squadra di Mignani ha veramente sfoderato una prestazione eccezionale, perché pur soffrendo nel primo tempo, comunque ha dato subito
l'idea di poter gestire anche questa sofferenza. E poi, come spesso ci è abituato quest'anno, il secondo tempo entrano in campo, non so, non voglio dire trasformati, però con un altro piglio, non so, comunque i secondi tempi della Robur sono davvero temibili. E il Piacenza ha fatto come tante altre squadre, ovvero ha dovuto soccombere a un tasso tecnico che, quando si cristallizza, tutti noi ci accorgiamo di come in alcune zone del campo abbiamo proprio dei giocatori di un altro livello, di un'altra categoria. Vorrei spendere proprio una parola, è banale, però sugli Ozzi, perché un attaccante così forte, perché completo, cioè che ha destro, sinistro, ricordiamo, segnato di sinistro Sabo, lui in realtà è un destro, ma non è la prima volta, segna di sinistro, rovesciate, colpi di testa. Sì, magari non è proprio un Bobo Vieri con l'avversario, però insomma ha una completezza del suo, diciamo, corredo, certo, tattico, che ne fa, secondo me, la migliore punta di questo girone, proprio in assoluto, neanche paragonabile a questi vecchietti come Tavano, che sì, la buttano dentro da due metri, per carità, magari si sanno muovere meglio sulle diagonali, ma Iozzi, ragazzi, è un super giocatore, diciamo la verità. E poi, a proposito anche di movimenti emblematici, i due gol, perché sì, il primo gol parte addirittura da metà campo con Cianci che salta all'uomo con una mossa di corpo, sì, poi si struttura l'azione in maniera davvero particolare e da far rivedere addirittura ai ragazzi nella scuola calcio. Assolutamente, perché Cianci a parte la simpatia che non abbiamo avuto, è stato il nostro ultimo ospite, poi la Robur, diciamo, ha fatto un po', si sono un po' messi lì concentrati, quindi non sono più venuti in televisione, però è stato il nostro ultimo ospite, abbiamo portato fortuna che ha segnato due gol dopo. E Cianci è un attaccante grosso, enorme, che però è velocissimo e quindi può andare via in contropiede. Questo poi è successo sabato, lui andava via in contropiede, poi molto intelligentemente ha messo la palla, diciamo, verso Guberti. Vassallo ancora più intelligentemente ha fatto velo, quindi la difesa del Piacenza è rimasta spiazzata, e poi Guberti tentato dal tiro, ma poi, da grande campione come ha visto con la coda nell'occhio Cianci, che nel frattempo ha fatto la diagonale di tutto il campo, e lo ha servito con un assist delizioso, e Cianci bravissimo di sinistro, prima intenzione sul primo palo, veramente un'azione da manuale, si può definire da manuale. Mentre invece con gli Ozzi, devo dire, se fosse allenatore del Piacenza Franzin, come si chiama, Franzin, veramente non so, cioè avrei perso la pazienza, perché far fare appunto la migliore punta del campionato 15 metri in perfetta solitudine, avvicinandosi all'area di rigore, non andando a chiudere neanche al momento del tiro, cioè bisogna essere un po' dei folli, insomma, o dei presuntuosi, non lo so, insomma. A me il Piacenza non mi è piaciuto. Ecco, a proposito di Piacenza, ti volevo chiedere proprio questo: non è una squadra che ha impressionato, ma assolutamente, che è scesa in campo e ha imposto il gioco fin dal primo, nel senso, nel primo tempo obiettivamente forse il pallino del gioco ce l'ha avuto un po' più il Piacenza, sì, ma non è che abbia creato poi, allora, diciamo, di pancia, ecco, cioè c'hai 3.000 tifosi, voglio anche vedere, sei primo in classifica, c'hai 3.000 tifosi, se vinci in Serie B vorrei anche vedere che non approcci la partita con grande energia e voglia, e onestamente potevano anche far gol, ma anche la Robur però poteva far gol, perché la traversa di Iozzi c'è stata, e come c'è stato anche un'azione di Gerli, una palla era assolutamente indirizzata, è stata deviata, insomma, certo, il Piacenza ha avuto più corpo, però ripeto, cioè, mi sembrava più una cosa di pancia che tatti. Mi è sembrato che Sestu a un certo punto abbia detto: vabbè, io ho giocato in Serie A, ora ve lo faccio vedere, e ha fatto quasi tutto lui, cioè contrastava a centrocampo, andava sulla fascia destra, sulla fascia sinistra, cioè svariava un po' in tutte le cose del campo, e un po', e mi è piaciuto molto anche Nicco, mi sembra si chiami, quello a cui hanno annullato il gol, che poi non è stato annullato perché l'arbitro aveva fischiato prima. Due bei giocatori veramente tra le linee forti, mentre devo dire sia in difesa che in attacco sono abbastanza colpito che Lentella si sia fatto superare a questa Piacenza, cioè secondo me Lentella è straordinariamente superiore a questa squadra, però onore
a questi giocatori di questa squadra, proprio certo. Perché forse, pur non essendo, insomma, non avendo un tasso tecnico elevato, hanno portato Piacenza veramente a un passo dalla Serie B. Ora si faranno i playoff. E la Robur però non si è tolta solo la soddisfazione, ora non per fare i cinici, però di impedire al Piacenza di andare in B, ma ha anche migliorato di una posizione nella propria classifica, che secondo me ora tutti si toccheranno, però io avevamo iniziato la partita, giocavamo con la Pro Patria, finita la partita giochiamo con il Novara. Io onestamente preferisco giocare con il certo. Novara, non dico sono contento, però la Pro Patria mi metteva più nei pensieri. Novara anche che ricordiamo ha esonerato Sannino, è tornato invece Viali, William Viali, e quindi insomma anche un momento delicato per la società novarese. Peraltro, parlando di Novara, senza quel rigore fasullo inventato saremmo stati addirittura quarti, perché nel frattempo la Provercelli ci è scappato da andare a perdere a Olbia, addirittura l'Arezzo che impunemente si trova quarto, ricordo l'Arezzo ha rubato proprio 3 punti, non l'Arezzo, cioè gli sono stati donati praticamente, non è che gli hanno donato 3 punti ma l'hanno tolti a noi, loro avevano perso il proprio Piacenza, una cosa assurda, noi non stiamo qui a spiegarla, però insomma clamoroso l'Arezzo quarto, clamoroso e Provercelli perde Olbia, è un campionato assurdo questo qua. Sannino se n'è andato, vabbè, ha perso 5 partite su 6, 4 partite di fila in casa, 3-0 con il Pisa, ricordiamo l'ultimo Pisa, male, quindi insomma è ovvio che non si fidavano di lui per i playoff, poi un ex del Siena magari avranno pensato ora poi non lo diciamo so sì. Per quanto riguarda i playoff, andiamo a ricordare quello che sarà il primo turno che vedrà scendere in campo Provercelli Alessandria, Siena Novara, Calarese Pro Patria, e praticamente hai anticipato la domanda che ti volevo fare, perché insomma Novara e Pro Patria sono divise, se non sbaglio, da 7 punti, sì. Quindi cambia anche un po' la prospettiva in vista del match. Cambia molto il Novara che ho visto veramente, ora al di là del fatto che l'arbitro ci ha fatto questo scherzo da prete proprio, ma una squadra disunita, una squadra senza idee, ora non so questo cambio, questo ritorno d'allenatore se porterà qualche risultato. No, prima ora mentre ti sentivo leggere, clamoroso l'accesso ai playoff dell'Alessandria, veramente clamoroso quello che ha fatto il Pontedera, cioè a 2 giornate dalla fine aveva 6 punti di vantaggio, è riuscito a farseli rosicchiare tutte e 6 partite, è stato il Pontedera per 37 giornate nei playoff, all'ultima giornata l'ha persa e va all'Alessandria. Attenzione all'Alessandria, perché l'Alessandria che perde il campionato con 15 punti di vantaggio ora prende l'ultima possibilità dei playoff, attenzione, perché l'ossatura della squadra c'è, loro si sono persi nella prima parte del campionato con mi sfugge il nome, ma l'ex centrocampista del Siena che è molto chiacchierato, ora non stiamo a citarlo, ma insomma che li allenava, hanno fatto un vero disastro, poi hanno fatto ancora più disastro dopo, insomma, però attenzione perché la rosa dell'Alessandria è importante, sembrava impossibile poter accedere ai playoff, l'hanno presi in questo modo veramente rocambolesco, e una squadra che io non vorrei incontrare, insomma, perché secondo me davvero per l'Alessandria inizia proprio un nuovo campionato, come se non ci fosse stato altro, quindi la terrei d'occhio. Ecco, per quanto riguarda invece la Robur Siena, secondo te qual è la differenza anche rispetto all'anno scorso? Alla fine, forse l'anno scorso tutti si aspettavano qualcosa dal Siena, ora forse partendo da qualche gradino più in basso. L'anno scorso vabbè, la Robur aveva una compattezza diversa, soprattutto in difesa. D'altra parte i campionati è più facile vincerli con una buona difesa che con un buon attacco, almeno in Italia. E quindi l'anno scorso sfioravamo un po' come il Piacenza l'impresa, e se secondo me non ci fosse stata quell'allucinante partita di Catania con quell'arbitraggio incredibile, quell'ambiente sudamericano, noi avremmo preso la B, perché se contro il Cosenza a Pescara avessimo avuto i nostri 4-5 titolari e ci mancavano per via di quella partita disgraziata di Catania, secondo me per il Cosenza non ci sarebbe stato niente da fare, ma avevamo soprattutto una grandissima difesa. La differenza è quella che noi quest'anno abbiamo un grandissimo attacco e una difesa molto peggio, diciamo, di quella dell'anno scorso.
e quindi abbiamo subito tantissimi gol, e questo ha portato secondo me anche un piccolo deficit, ma si fa per chiacchierare, certo, che si fa un piccolo deficit dal punto di vista caratteriale, perché quando una squadra subisce tanti gol l'autostima tarda, è vero, quello fa le rovesciate, fa gol rovesciata a Pisa, gol doppiette, però te prendi gol tre dal Pontedera, tre dalla Juve, tre da qui, tre dalla, hai preso delle ataste di gol, e questo l'autostima la fa calare. Quando però giochi con una squadra forte, questo questo è un valore che può invertirsi, perché magari ti fanno giocare di più, si gioca più al calcio, te tatticamente, comunque tecnicamente sei, diciamo, all'avanguardia in questo campionato, comunque non sei tra i migliori senz'altro, tant'è che se uno per gioco volesse fare la classifica delle prime sei, la Roma sarebbe prima, perché la Roma ha preso 6 punti a Piacenza, 6 punti a Carrara, 4 punti a Lentella, 4 punti al Pisa, solo la Provercelli è venuta e per ammissione del suo stesso allenatore portò via 3 punti, insomma, in modo immeritato. Quindi cosa dire, ora si gioca con le squadre forti comunque, e quindi bene, perché noi le forti insomma abbiamo quasi sempre sorriso, quasi sempre. E allora noi siamo proprio in chiusura, ricordiamo l'appuntamento per domenica prossima. Oggi la Lega dovrebbe anche ufficializzare, se vogliono, gli orari, poi come vogliono, la Lega ce lo possono dire, se ce le vogliono dire anche sabato sera va bene, magari per l'aperitivo, così almeno la gente si organizza, no? Perché non si sa bene cosa aspettino. E quindi vabbè, insomma, avremo anche l'orario di questa partita, che ricordiamo vedrà il Siena impegnato contro il Novara con 2 risultati su 3 a favore, certo, del Siena, quindi anche la vittoria, il pareggio, va il pareggio. Dario, ti ringrazio per essere stato qua con noi questa mattina, ringraziamo chi ci ha seguito da casa in televisione e chi invece ci ha ascoltato in radio. Appuntamento a lunedì prossimo.